Poco bello ma estremamente cinico, il nuovo Chieti targato Ettore Serra supera alla prima il Vasto Girardi e per ora dà un calcio allo scetticismo iniziale. Cambia Corrado Cotta, il tecnico teatino mette da parte il 4-4-2 scelto in Coppa Italia optando per il 3-5-2 con Spinelli nel retrovia da gire da braccetto con Ferrari e Damian Salto. Fischia Recchia di Brindisi, a rompere l'indugi e far pendere da subito l'ago della bilancia da parte nero-verdi è un episodio dubbio a centrocampo. Lo russo va a terra dopo contrasto con Damian Salto, il direttore di gara fa continuare così. Dall'altra parte la sfera arriva a Palmisano che non si fa ingolosire e serve il meglio appostato Riosa, per cui è un vero gioco da ragazzi mettere in rete e siglare la prima stagionale del nuovo Chieti. Vasto Girardi fatica inizialmente a prendere le misure del terreno di gioco ma trova l'occasione per pareggiare prima del quarto d'ora. Fiori sul settore di destra sfugge la marcatura di Pietrantonio e Spinelli, il pallone al centro e con i giri giusti ma incredibilmente lo russo da 0 metri mette sopra la trasversale. Il Chieti è costretto ancora alla difensiva quando di nuovo Fiori, classe 2003 molto interessante, taglia a fette la difesa e poi serve all'indietro Calemme contratto dalla difesa al momento della conclusione. Alla mezz'ora è ancora Vasto Girardi, Ruggeri al terzo tentativo da calcio piazzato da posizione defilata colpisce da parte alta della traversa. Tegola nel Chieti poco prima del termine della prima frazione di gioco quando Pietrantonio è costretto ad alzare bandiera bianca. Per lui guaio muscolare. Al suo posto entra Di Innocenzo che va ad agire da mezzala con Masavuda ad allargarsi sul settore di sinistra. Nella ripresa pronti via Vasto Girardi trova il pareggio, complice però l'infortunio del portiere Vitiello che si fa sfuggire il tiro forte ma non difficile da controllare di Fiori. Sfera che resta nell'area piccola, il più lesso di tutti è Hernandez, seconda rete in stagione per lui dopo il gol in Coppa Italia. Nero Verdi finora sulla difensiva si fanno rivedere in avanti al 16° e sono letali. Punizione corta di Poletto per Giacomo Rossi, trappola del fuorigioco che non si attiva e Ferrari lasciato libero in aria di testa mette la sfera all'incrocio dei pali. Gioia grande per il difensore da poco tornato in campo dopo la rottura del legamento crociato. Colletti prova a scuotere i suoi cambiando modulo passando ai tre difensori ma questo apre gli spazi nel settore centrale del campo e proprio da qui nasce il tris nero-verde. Barbetta lavora bene spalle alla porta e passaggio illuminante per l'inserimento di Giacomo Rossi che con freddezza mette alle spalle di Petriccione. Finale di totale sofferenza per il Chieti che subisce anche l'espulsione di Poletto per somma di ammonizione ma nei 4 minuti di recupero non accade nulla e Chieti che al triplice fischio può festeggiare i primi 3 punti del campionato. Purtroppo quando ci sono episodi negativi e il gol del Chieti è stato un episodio negativo nel senso che ci siamo distratti, purtroppo ci siamo fermati su un fallo non fischiato e prendiamo un gol così onestamente regalato perché non c'è stato niente di costruito dietro questo gol. E poi la reazione non è stata delle migliori, però poi pian piano ci siamo rimessi giusti, l'abbiamo rimessa la partita e poi c'è stata un'altra disattenzione. Succede perché comunque sono ragazzi, non c'è il minimo problema, si sono impegnati, hanno dato tutto, io comunque sono contento dell'impegno, naturalmente bisogna lavorare su tantissimi aspetti. Ma sì, Fiori è un ragazzo che ha comunque tanti spunti e cerco di lasciarli liberi questi ragazzi perché molto spesso si fa secondo me l'errore di dire, sai, gli under no, devono solo stoppare e passare, devono fare le cose semplici, sì, devono fare le cose semplici fino a un certo punto, però poi devono avere anche la libertà di sbagliare, come fanno i grandi, e vanno supportati e difesi fino in fondo. Complimenti al Chieti che ha portato un'aggressività importante, ha messo la partita sotto un piano comunque caratteriale, e sotto quello sicuramente noi dobbiamo migliorare, siamo un po' venuti meno sotto questo punto di vista, però ci sta, dopo due ottime partite in Coppa sicuramente non mi aspettavo una battuta d'arresto di questo tipo, però ci può stare, dovremo lavorare e migliorare costantemente. Noi abbiamo messo in campo tanti giovani, dei ragazzi, un gruppo nuovo e mi sembra che oggi abbiamo dato la risposta a tante domande e anche, chiedo scusa, a tante cattiverie che abbiamo ricevuto. Direttore, abbiamo visto l'abbraccio con Masavuda alla fine della partita, proprio lui secondo me ha cambiato la partita quando è stato spostato da quinto portandosi Fiore sulla sua marcatura e chiudendo tutte quelle che erano le iniziative del Vasto Girardi. Ma guardi, io Masavuda l'ho seguito l'anno scorso nel girone A, è un ragazzo che ho voluto fortemente, è un ragazzo di grandi qualità, è un grande spirito di sacrificio. Come tutti, quindi non dobbiamo parlare del singolo, parliamo di tutti i ragazzi, ho abbracciato tutti, perché noi siamo un gruppo, è un gruppo credo che veramente faremo qualcosa a livello calcistico. Ma io penso che dopo Cesario il nostro mercato sia chiuso, valuteremo successivamente, però credo che ormai noi fino alla,
a dicembre, gennaio siamo a posto così. L'infortunio di Pietro Antonio, già sapete più o meno l'entità, che cosa potrebbe essere? No, lo parleremo domani, sicuramente avremo notizie, sarà nostro dovere informare con la speranza che Pietro Antonio non abbia nulla, questo. Domani saremo più esaustivi.